Questa mattina il nostro premier Silvio Berlusconi, in ambito processuale, ha detto, ha sviluppato un concetto francescano, Sgarbi. Lui ha detto: io ho dato soldi a Ruby, sì, affinché non si prostituisse. Io questa la trovo veramente un'esaltazione del bene, ecco, del salvare quella pecorella che probabilmente stava smarrendosi, non lo era ancora smarrita, e lui l'ha riportata sulla retta via. È così più o meno concettualmente, no? Beh, insomma, diciamo che la Maddalena pentita, eccola in generale, il sostegno che anche Don Benci dava alle ragazze trovate sulla strada, non possono precludere a una persona più ricca e che non sia un prete di fare il medesimo. Ecco. Tutti conoscono le virtù cristiane, la religione, la fede che muove lo spirito del nostro Presidente del Consiglio, e il fatto che sia ricco non gli può impedire di essere generoso. Anzi, quindi uno può pensare, figurati se un ricco spende soldi per aiutare una ragazza. Ebbene, può anche farlo, perché anche nel ricco c'è un cuore, e anche un ricco può avere fede. Tanti sono gli esempi, io posso citarne alcuni, gli uomini ricchissimi. E lei addirittura conforta questa tesi francescana, perché stamattina scrive che praticamente non ha mai contrattato una tariffa per le sue prestazioni, peraltro negate. Lei scrive nel merito all'interno di questo suo... Perché una sia prostituta deve fare un mestiere che presuppone una richiesta e una offerta, cioè in sostanza io ti chiedo 200 euro e tu magari me ne dai 150, trattiamo, ma se non c'è trattativa non c'è mercimonio. Certo. Se lui avesse fatto qualunque cosa che entrambi negano, e avesse dopo dato un dono o l'altro, non sarebbe prostituzione, sarebbe un'altra cosa. Non c'è la materia proprio. Non c'è la materia. Anche immaginando la donna più stressata che faccia il calcolo, come la stessa moglie potrebbe essere, il mondo è pieno di donne che stanno con gli uomini perché sono ricchi, che c'è di male. Non v'è dubbio. Peraltro lei poi giustamente sviluppa l'ulteriore condivisibile tesi che dalla vicenda la Ruby ne sta trattando solo ed esclusivamente dei vantaggi e dei benefici. Altra cosa ingenerata dal nostro premier. Quindi qui abbiamo una parte lesa che non è lesa e una parte ledente che è lesa. Capito, quindi questo è il concetto. Però a me sembra... Come il rapporto fra noi due. Lei appare la parte lesa, il leso sono io. È uno scambio delle parti. È uno scambio delle parti, ma noi siamo a chiarire queste cose a chi ci ascolta, perché altrimenti... Noi dobbiamo dimostrare questo, se noi non vogliamo fare considerazioni morali, e se dovessimo fare quelle il nostro giudizio sarebbe severissimo. Berlusconi è immorale e il suo comportamento è disdicevole. Da ogni punto di vista noi siamo i primi a dirlo. Non si fa così, non se ne scopano 30 per volta, non si abbandona, non si creano situazioni difficili, ci sta la moglie, non si fanno queste cose. Questo, la posizione morale, deve ottenere il nostro più forte disdegno. E noi dobbiamo prendere le distanze da questo comportamento e magari avvicinarci noi a queste ragazze, distanziare lui e avvicinarci noi. Noi possiamo sacrificarci per lui. Questo è il progetto. Questo stasera morale. Sulla sera, diciamo, penale, tolto il fatto che l'aggettivo penale sia confuso con del pene. Attenzione, ecco, tolto questo, che forse è quello che ha generato l'equivoco, noi dobbiamo obiettivamente valutare che non c'è il reato, quindi tutta questa messa in scena non ha nessuna ragione al mondo, cioè parte su un presupposto moralistico che non ha nessun fondamento penale, perché quello che lei mi ha detto prima, tutto quello che sentiamo, il fatto che uno possa dare denaro per sottrarre alla strada, tutto questo chi può contestarlo? Nessuno, tranne che per esempio se qualcuno si inquieta perché dice: ma scusa, ma la Minetti ti fa l'igiene mentale, poi ti fa quelle robe che ha detto lì nelle tre... questo è la sfera morale, cioè allora la Minetti che ho visto ieri sera, e come stava a proposito? Bene, mamma mia, se sta bene, allora sta bene la Minetti, ha il telefono del premier, se arriva a casa sua a cena, se si intrattiene con lui, se sta a bere, se parla di questioni di qualunque genere, e a questo punto è un'amica. Ma c'è bisogno che la metti nel consiglio regionale della Lombardia a prendere tutti quei danari? Quello l'ha fatto per imitare Formigoni, che mandò a quel posto nella lista bloccata Rotondi. Per migliorare la qualità estetica del consiglio, siccome Rotondi non avrebbe avuto comunque possibilità di essere eletto con i voti, lui ha pensato di sostituire Rotondi con la Minetti. Ma questo è un problema estetico. Qui il problema è un altro. Se lei invita a casa sua cinque ragazze,
e arrivano alle 8 di sera, sì, guardate il telegiornale, sì, bevete un cocktail, sì, e poi con la Clerici fate lo zabaione, sì, poi fate conversazione, sì, poi fate... E poi finisce poi... in una partusa inevitabilmente. No, poi verso mezzanotte cominciate a, come, di a sollecitarci, con un po' di musica, sì, con un po' di musica. Poi, sì, diverse ragazze si spostano, cioè ne rimane una, sì, e quell'una lei se la tromba, sì, e questa è prostituzione. No, per niente, appunto, per niente. Allora, questo è il quadro, sì, però non ce n'è un altro, purtroppo non ce n'è un altro, quindi se poi il giorno dopo lei, a quella che è rimasta, invia 500 rose rosse, sì, o un motorino, sì, diciamo pure un motorino, sì, quella è una prostituta, no? È una che è stata affettuosa e che, essendo lei titolare, lei per esempio, lo sapevano che lei è proprietario della Guzzi, sì. No, lei è uno degli amministratori delegati della Guzzi. Esatto. Non della Guzzi. No, allora, se lei ha una guzzata, manda una Guzzi, può essere semplicemente un gioco di parole. È bellissimo. D'altra parte, perché lei avrebbe delle quote della Guzzi? Ecco, non a caso, no? Si chiama Guzzi. Sì. Appunto. Sì. E lui manda, manda una Guzzi. Manda una Guzzi, non c'è dubbio. Anche 5 milioni di euro sembra, ma questo... Quello però è un investimento. Quello è un investimento perché c'è il problema di... Lui è stato uno dei primi a risolvere il problema degli extracomunitari provenienti dal Marocco. È vero. Perché voi avete preso i tunisini e lui ha preso la marocchina. È stato un modello. Lui è un modello di buon tempo. È verissimo. È suo. Quante me ne dimentico io, becco, perché... Se voi avete in casa tutti quei marocchini, lui ha dato il buon esempio. Cioè lui ha detto, prendiamoci una marocchina. Che potrebbe anche addirittura essere la nipote di Mubarak, pensa te, no? Ma quello credo che fosse un tratto umoristico. Io su questo non condivido la tesi della procura, cioè la tesi della procura non è né che lui abbia voluto ingannare, lui ha voluto pensare, come pensano i veri democratici, che l'agente di sicurezza che rispondeva al telefono fosse un uomo spiritoso. E gli ha fatto una battuta, guarda che forse il nipote di Mubarak, una roba che, come uno dice, guarda quello lì è lo zio di, non so, non c'è. D'altra parte, se l'apo il can, attenzione, trovato con tre cazzi in mano, e allora con le calze a rete, diceva che era il nipote di Agnelli, nessuno sarebbe creduto, invece lo era. Quindi se noi facessimo adesso una storia patria, allora un tale signore viene beccato con tre uccelli in mano, è stato comatoso, e dice io sono il nipote di Agnelli, chi gli crede? Invece era veramente il nipote di Agnelli. Era lui, certo. Quindi qualche volta lo si dice e non lo è, qualche volta non lo si dice e lo è. Ma guarda, e dove è andato, dove è difficile, è dove è andata a parare, guarda, è andata a parare in questo paradigma. Ragazzi, voi pensate di me, che io sono la Bocassini, io sono un vero inquilino, cioè il caso è il can, dà, lo dirò adesso a Ghedini, dà la conferma della possibilità, della eventualità che chiunque possa essere il nipote di chiunque. Allora, lei che ne sa di chi sono nipote io? Lei, secondo me, di chiunque. Lei per me può essere chiunque, perché sono impossessato da lei, quindi può essere chiunque. Ecco, appunto, dica. Quindi lei si fidi. Poi in quel caso lì, io sono sicuro, io conosco bene anche quello della... Ho visto adesso il prefetto Lombardi stamattina. Sì. Io quelli della questura li conosco bene, sono ragazzi intelligentissimi. Hanno parlato con un loro vecchio amico. Sì. Il vecchio presidente ha detto guarda, potrebbe essere la nipote di me. È già battuta, ma tutto uno scherzo, e questi la prendono sul serio, ma io dico, non capisco come. Poi la Bocassini, cioè che è stata abituata a Brusca, Rimaggio, diciamo la verità, io no. A me dispiace per loro, c'è l'idea che debbano domandare, come dico nel mio articolo, quante volte l'avete visto nudo, la faceva in piedi, gliel'avete preso in bocca. Attenzione, però, dai! Una si chiama Bocassini che deve domandare, scusa. Questo, d'accordo, però... Altrimenti come fai a misurare la prestazione? No, può dire un prelievo, lei ha fatto un prelievo, una cosa, magari edulcorare un po' la vicenda, una roba così. Però lei capisce che la situazione è molto complessa. Molto. Ma non tanto per la cosa in sé. Per il disdoro che crea la magistratura nel momento in cui essa debba scendere ai livelli di andare a indagare su quello che uno fa, non c'è accesso, insomma, perché queste cose qua, dico, poi lei non sa che gran parte delle azioni attribuite a Berlusconi, per mancanza di tempo, sono state in eccesso. Nel CESIS, dove poi sono state fatte riprese. Quindi, cose. Nel stesso tu puoi fare quello che vuoi. Quello lei che ricorda il tennista che era sicuro di non essere il padre di un bambino per cui era stato chiamato in tribunale, perché aveva avuto solo un rapporto orale con la ragazza, la ragazza le ha sputato lo sperma, l'aveva congelato, mamma mia,
E beh, questo, il mondo è molto complicato, se tutto quello che può apparire impossibile potrebbe accadere. Assolutamente, assolutamente. Chi l'avrebbe detto che un uomo in calze a rete, con tre uccelli in mano, trovato su un letto di una casa da periferia, praticamente è una voliera quella di Lapo El Khan, in sostanza. Però quello che interessa a noi è che nessuno penserebbe che il nipote di Agnelli si potesse trovare in quelle situazioni, e invece vi fu. E invece vi fu, e questa è la realtà. Lei come lo immagina il nipote Danieli? Lo immagina in doppio petto, immagina come, lo immagina scicchissimo, come immagina una festa. No, travestito, con calze a rete, con tre uccelli in mano. Che signore mio, che brutta immagine, brutta, orrenda. Sgarbi, ci sentiamo domani. L'abbraccio è forte. Lei cerca di scappare dalle sue responsabilità, però si deve rendere conto che no, perché io tanto lo so come finirà questa nostra storia, che io finirò a Rebibbia, perché mi proprio accollerò tutto il peso. Ma lei conosce la natura dei rapporti, questo è il punto su cui volevo portarla, fra Lapo El Khan e Luca di Montezemolo. Domani. No, il problema è tutto lì. No, il problema è lì. Domani, domani. No, perché i due domani. No, non voglio andare in carcere, io non voglio andare alle Bibbia. Domani. Ne parliamo domani. I due sono molto vicini, sono molto amici. Sì, va bene. E quindi, per giudicare diciamo il quadro politico futuro, bisogna immaginare che Luca di Montezemolo, diventando Presidente del Consiglio, dovrà dare un ministero alle pari opportunità alla Lapo El Khan. Sì. Benissimo, domani, che sofismo, questo è un sofismo massimo. Montezemolo, come la Carfagna sta a Berlusconi. Benone, direi Benone. Grazie, un abbraccio forte, grande. A domani, al grandissimo, inarrivabile Vittorio Sgarbi. L'incomodo è stato offerto da Autocentri Balduina, Auswagen e Capital.